È successo di ogni nel Gran Premio d'Austria che ha dichiarato ufficialmente il via alla stagione 2020 di Formula 1. Lo Streikring o a Uno Ring o Red Bull Ring che dir si voglia, dato vita a una gara molto bella contro anche ogni pronostico rispetto alla vigilia del sabato. E dunque tornano finalmente i miei post-gara, i miei Racing Podcast alle 19. Partiamo dalla fine, vittoria di Valtteri Bottas, secondo un incredibile Charles Leclerc e terzo un ancora più incredibile Lando Norris, che mi fa regalare un momento di gioia. E dunque qui a casa mia stanno squillando le trombe e rullando i tamburi. Ma partiamo dall'inizio. Valtteri Bottas non solo vince la gara, ma legittima questa prima posizione, figlio anche di una pole position incredibile al sabato e un passo gara fantastico, soprattutto nei primi giri di gara, dove sembrava che non ce ne fosse veramente per nessuno, neanche per Hamilton. Bottas si è aggiudicato la pole con il record della pista 1.02.9. Hamilton doveva essere comunque il contender maggiore per la vittoria, e poi tutti gli altri, Ferrari compresa, che ha fatto veramente schifo in qualificazione, finendo settima con Leclerc e undicesima con Vettel. Addirittura manco qualificato il tedesco in Q2, in Q3 scusatemi, non succedeva da 6 anni. Quello che però la gara si è riservata per la domenica è una serie di emozioni particolari, nonostante la Ferrari anche in condizioni normali avrebbe fatto da comparsa. Tanti ritiri, tanti problemi tecnici a partire da questo signore Max Verstappen. All'undicesimo giro deve abbandonare la competizione ed è subito uno smacco incredibile per una Red Bull che aveva credenziali, soprattutto visto quello che è successo prima della partenza della Formula 1, perché ovviamente Hamilton doveva partire secondo in qualificazione, ma è stato penalizzato di 3 posizioni per non aver rispettato delle bandiere gialle in safety car. Verstappen allora si ritrova a partire secondo e era comunque un potenziale candidato per il podio. Per un problema tecnico Verstappen dovrà ritirarsi e dare addio ovviamente alle speranze di podio per questa gara, speranze che verranno lasciate di fatto anche dalla seconda Red Bull, quella di Alexander Albon, che è protagonista di un altro contatto, un episodio, scusatemi, molto interessante, ovvero un contatto con Hamilton. Albon, con una gomma rossa più performante, ha provato a fare una manovra incredibile a curva 4 superando Lewis Hamilton all'esterno, un sorpasso che avrebbe avuto del clamoroso. C'è un contatto tra il thailandese e l'inglese, Albon finisce ancora una volta per terra, ancora una volta il thailandese alla peggio nello scontro con il campione del mondo inglese. A Hamilton per questa cosa vengono dati 5 secondi di penalità, e saranno 5 secondi fondamentali, perché non riuscirà a ricucire il distacco con la penalità ai piloti inglese, che lo condanneranno giù dal podio. Hamilton infatti finirà quarto, per la gioia di Lando Norris e anche del sottoscritto, ma anche di Charles Leclerc, che è sicuramente il pilota del giorno per quanto mi riguarda. Leclerc ha fatto una manovra sontuosa su Perez, che anche lui poteva essere una carta da podio. Il fatto che la Racing Point sia una carta da podio in alcune circostanze è veramente sorprendente. Sorpasso all'interno molto interessante, molto voluto, cercato dal pilota monegasco, che riesce a conquistarsi con questo il podio. Terzo in pista, secondo per via della penalità a Lewis Hamilton. Ferrari, che con il pilota monegasco riesce a pezzare un weekend che era veramente disastroso, e anche per la gara non c'erano assolutamente speranze in condizioni normali. Figlio di tante circostanze, Leclerc si è ritrovato a combattere per un podio clamoroso, podio conquistato sul campo, segno che Leclerc è veramente un pilota molto talentuoso, un fenomeno, e la Ferrari deve ringraziare il monegasco per aver salvato un weekend che altrimenti l'avrebbe ritrovata, non dico nelle retrovie, però in una posizione comunque tra la sesta e la decima, che è un po' il vero valore al momento purtroppo della Ferrari, che ha fatto una macchina veramente inguardabile, e si era visto anche dalla qualificazione. Andiamo a vedere però gli altri risultati, perché appunto abbiamo detto il podio: Hamilton, diciamo, finisce a quarto, Carlos Sainz quinto, Perez sesto con la Racing Point, Gasly settimo con l'Alfa Tauri, ottavo Esteban Ocon al rientro in Formula 1 con la Renault, nono Giovinazzi con l'Alfa Romeo, incredibile, ma ancora più incredibile Sebastian Vettel decimo su 11 arrivati al traguardo. Per tanti problemi tecnici, per tante safety car, 3 in particolare sono arrivati soltanto al traguardo, 11 piloti, e Sebastian Vettel è arrivato penultimo, undicesimo all'esordio assoluto Nicolas Latifi, che poteva fare il sogno dell'esordio a punti, ma purtroppo non è stato così per pochissimo. Io speravo ci fosse stato un ritiro magari nella parte centrale della zona punti per permettere al canadese di finire per sbaglio in zona punti con una macchina veramente ancora più inguardabile della Ferrari, che è la Williams Carbonella che noi tutti amiamo, ma non è stato così. È stata la prima gara, una gara che ha avuto tanti problemi tecnici, molte macchine sono arrivate in ritardo, chi più chi meno, anche la Mercedes, soprattutto con Lewis Hamilton, perché Lewis Hamilton nella seconda parte di gara è calato tantissimo. La Ferrari però va
Alberto ha accusato il ritardo più evidente, soprattutto per quanto riguarda il motore. La Ferrari non si può permettere di viaggiare con un motore a 10-15 km orari in meno, e infatti la differenza con tutte le altre macchine si è visto, perché vedere Vettel e Leclerc duellare con la Racing Point, tra l'altro Vettel ha fatto fatica a superare anche Lance Stroll che aveva problemi, quindi figuratevi come è messa la Ferrari in questo momento, insomma la dice lunga sul fatto che il progetto della macchina 2020 sia rivedibile a dir poco, sono totalmente inguardabile. Diamo però un'occhiata appunto a questa classifica del campionato, a vedere chi sono secondo me i rider del giorno, anzi il driver del giorno, e anche la delusione ormai come in tutti i miei racing podcast. Il mio MVP, il mio driver del giorno non può che essere Charles Leclerc, per quel sorpasso fatto su Perez in curva 3, per cercare quel podio di forza e di cattiveria, per dimostrare che la Ferrari ha fatto bene, e anzi benissimo secondo me, a puntare sul Monegasco, che veramente ha guidato sopra tantissimi problemi della vettura, che veramente sembrava una Renault qualsiasi. Infatti è un duello che si è visto, Vettel con Ricciardo prima che l'australiano si ritirasse, insomma Leclerc ha dimostrato di essere veramente un pilota da una marcia in più, a guidare sopra i problemi di questa macchina del 2020 della Ferrari, che ovviamente doveva recitare, secondo quello che è stato visto tra venerdì, sabato e domenica, un ruolo da comprimaria. Secondo MVP della giornata non è Norris, perché ok che sono di parte, ma non esageriamo, lo do al povero Antonio Giovinazzi, povero si fa per dire, che comunque ha fatto una bella gara, perché comunque è riuscito a superare Vettel in pista, è riuscito a superare Vettel in pista, e questo la dice lunga sullo status di Sebastian Vettel in questo momento, con una macchina nettamente inferiore. Tutti i motorizzati Ferrari hanno fatto fatica, Alfa Romeo e Haas non ne parliamo, che anche loro sono appunto motorizzati Ferrari. Giovinazzi è riuscito a portarla a casa in qualche maniera, stesso discorso si può fare per Leclerc e Vettel, che sono riusciti ad arrivare a punti, non si può fare lo stesso discorso per le Haas e le Alfa Romeo, che insomma hanno fatto più fatica, tranne appunto Giovinazzi, che si merita secondo me il secondo posto del driver del giorno. Chi sono invece le mie due principali delusioni di questo Gran Premio? La prima è secondo me il pilota che è arrivato decimo, ovvero Sebastian Vettel. E qui apriamo una parentesi sul tedesco, perché Vettel già è partito male, nel senso che si è qualificato undicesimo in Q2 e va bene, ma ancora prima ha sparato delle dichiarazioni al vetriolo contro la Ferrari, dicendo che di fatto la Ferrari l'ha cacciato e non si aspettava diciamo essere mandato a quel paese con il ben servito, no? E fa molto specie vedere che un pilota pagato 40 milioni all'anno, perché Vettel prende 40 milioni, abbia dovuto lottare con Lance Stroll, che è un pilota che non dovrebbe avere diritto di cittadinanza secondo me in Formula 1, ha dovuto lottare con Kiat che si è ritirato per un problema tecnico, ha dovuto lottare con Ricciardo, altra scuderia in crisi, la Renault, e insomma Vettel dà un po' quella che è in realtà la vera prestazione della Ferrari, una scuderia al momento che lotta per i punti e poco di più, anche perché con un motore, ripeto, che va molto più piano degli altri non vai da nessuna parte. Tra l'altro Vettel ci ha messo pure del suo ad arrivare decimo su 11, quindi di fatto penultimo al traguardo, 40 milioni ricordo Sebastian Vettel, perché il campione tedesco con la Red Bull, per me Vettel non è un campione del mondo di primissima categoria, ma questo è un altro discorso, si è girato in un attacco su Sainz. Di fatto c'era un duello tra Leclerc e Carlos Sainz alla solita curva 3, dove ci sono di fatto tutti i sorpassi della gara. Sebastian Vettel prova a infilarsi su Carlos Sainz, frenando di fatto però dall'Ungheria mille metri indietro. Vettel prende Sainz e tanto per cambiare il tedesco si gira, come se non siamo abituati a queste perle di Sebastian Vettel, che deve ripartire indietro, e di fatto Vettel arriva decimo perché tutti quelli che erano davanti a lui si sono ritirati. Vedi per esempio Verstappen, vedi per esempio Alexander Albon, vedi anche Kiat che al momento del ritiro era davanti al pilota tedesco, e dunque insomma se piloti che comunque erano davanti fossero arrivati al traguardo, staremmo parlando di una prestazione addirittura per 0 punti di un pilota che ok è stato cacciato dalla Ferrari, ma comunque ricordo prende 40 milioni all'anno. L'altra delusione la do a Lewis Hamilton, una delusione un po' parziale, perché Lewis Hamilton nella prima parte di gara sembrava che avesse di più per superare Bottas, non è stato così. Dalla seconda parte di gara in poi il pilota inglese è calato notevolmente e la penalità un po' l'ha condizionato. Va detto che io la penalità non l'avrei neanche data, perché secondo
secondo me quello è un incidente di gara, così come incidente di gara l'errore di Vettel e Sainz. Fatto sta che Hamilton è calato e ha dovuto cedere il passo anche ad altri contender più importanti. Certo, Hamilton è arrivato secondo in pista, però non aveva secondo me il passo a un certo punto per battere Bottas. Se considerato che Hamilton è il favorito di questo mondiale, un quarto posto in condizioni un po' infelici, secondo me lo reputa una mini delusione per questo inizio di campionato. Ovviamente la prima gara è indicativa fino a un certo punto, vale per la prima assegnazione dei punti e vale anche per capire a che punto sono le squadre. Tutte più o meno sono in ritardo, anche la Mercedes, che pure ha vinto, ha dovuto impostare delle mappature importanti e particolari per gestire il motore. La Ferrari secondo me è la più indietro di tutti, e il fatto, ripeto, che lotti con Racing Point, Alfa Tauri e McLaren la dica lunga per una squadra che in teoria dovrebbe puntare sempre a vincere il campionato del mondo, quantomeno essere competitiva per i piani alti della classifica. Vedremo cosa succederà in gara 2 in Austria, che si riprogrammerà settimana prossima, che tra l'altro non si chiamerà Gran Premio di Austria 2, si chiamerà il Gran Premio di Stiria. Liberty Media ha deciso così, va bene così. Ci sono stati 11 piloti, vi ricordo, arrivati al traguardo e 8 ritirati, un'ecatombe. Speriamo che non sia così per la gara 2 di Austria. Tra un po' io andavo a punti con il crossover che ho a casa, che tra l'altro andrebbe più forte di Sebastian Vettel, evidentemente, perché la Ferrari di quest'anno sembra veramente una Renault qualsiasi, l'ho già detto. Passiamo velocemente a parlare delle categorie inferiori, Formula 2 e Formula 3, che hanno corso in Austria, anche loro, per concludere questo Racing Podcast, due gare a testa per le categorie inferiori. Qui invece i piloti del Ferrari Junior Team hanno fatto molto bene, dominando addirittura gara 1, perché la prima gara di Formula 2 la vince Callum Ilott, pilota inglese, secondo posto per Marcus Armstrong, pilota neozelandese, e terzo per Robert Schwarzman. Le sorprese e le rivelazioni della gara di Formula 2 sono appunto Schwarzman e Armstrong, perché sono entrambi piloti della Formula 3, entrambi del Ferrari Junior Team, all'esordio assoluto in Formula 2, e fare podio indica che secondo me questi due sono tutto fuorché piloti fermi. Tra l'altro in gara 1 di Formula 2 c'erano 4 piloti della Driver Academy della Ferrari nelle prime 4 posizioni, c'era anche il figlio di Schumacher, Michael, ovvero Mick, che però si è dovuto un attimo accampare per campi nella gara 1 ed è finito 11esimo, 7° invece in gara 2 per due miseri punticini. La gara 2 di Formula 2 la vince il brasiliano Felipe Drugovic, secondo posto per lo svizzero Luis De Letra, e terzo per il pilota britannico inglese Dan Ticktum. Molta sfortuna per il poleman di gara 1, ovvero il pilota cinese Guan Yu Zhou, che è uno dei piloti più competitivi da tenere d'occhio in questo campionato, è un pilota della Junior Team della Renault. Molta sfortuna per Luca Ghiotto, l'unico italiano presente in categoria che è stato confermato in Formula 2 con un team esordiente, l'Alpe Grand Prix. Ghiotto si è ritirato in gara 2, non è neanche partito per problemi tecnici in gara 1, segno che anche le Formula 2 hanno grossi grossi problemi di inaffidabilità. E dunque ha suonato God Save the Queen per Callum Ilott, ha suonato l'inno nazionale brasiliano per Felipe Drugovic, suonano inni oceanici invece in Formula 3, perché un australiano e un neozelandese vincono le due gare di Formula 3. Gara 1 la vince Oscar Piastri, gara 2 la vince Liam Lawson. Il podio di gara 1 di Formula 3 è addirittura tutto non europeo, con seconda posizione per Logan Sargeant e terza per Alex Peroni. Doppietta del team Prema, con Piastri e Sargeant in gara 1, che sarebbero in realtà 3 nelle prime 4 posizioni, visto che c'è anche il danese Fredrik Vesti. Vince invece Liam Lawson in gara 2, suona per lui God Defend New Zealand, mentre per Oscar Piastri ha suonato Advance Australia Fair. Liam Lawson è un pilota giovanissimo del Red Bull Junior Team, quindi gara di casa di fatto anche per lui in un certo senso. Secondo posto per Richard Vescor, olandese che ha vinto il Gran Premio di Macao, gara molto prestigiosa in Formula 3. Terzo posto per il britannico di origini francesi Clément Novalak, all'esordio assoluto in Formula 3. Parentesi italiani, ce ne sono 3 molto giovani, al momento però non molto competitivi. Il migliore degli italiani in gara 1 è stato Federico Malvestiti, 19esimo, il migliore in gara 2 è stato Matteo Nannini, 18esimo, il pilota romagnolo, 16 anni tra l'altro per Matteo Nannini, il più giovane in gara. Gli italiani purtroppo, Nannini, Malvestiti, Alessio Redda, occupano le posizioni in fondo della classifica, speriamo possano crescere col passare del tempo. E dunque appuntamento anche per loro al Gran Premio di Austria 2 settimana prossima, il 13 di
luglio, anzi il 12, perché ovviamente è domenica. Dunque fatemi sapere che cosa ne pensate del Gran Premio di Formula 1. Ricordiamo che in Formula 1 ha vinto quest'uomo, Valtteri Bottas, per lui è l'ottava vittoria in carriera e suona per lui il Maam. Vi ricordo il podio di Formula 1: Valtteri Bottas primo, Leclerc secondo, Lando Norris terzo. Per me Leclerc è il driver del giorno, Vettel la maggiore delusione. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo settimana prossima sempre alle 19. Il saluto da parte di Meteo Torghi, dunque ci vediamo in un prossimo video.